Come prima cosa tagliate i vostri finocchi. Come vi ho già detto prima, utilizzeremo anche l'erbetta. Questa zona va eliminata. Togliamo solo la parte esterna del vostro finocchio. Tagliate prima il vostro finocchio a metà e poi a fette. Credetemi, è un contorno saporito e leggero. A questo punto, dopo aver tagliato tutti i vostri finocchi, lavateli bene sotto l'acqua corrente. Ho lavato così tutti i miei finocchi. Adesso con carta assorbente tamponate tutti i vostri finocchi. Adesso prendete una padella, versate 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio tagliato a piccoli pezzettini, fiamma medio-bassa, mettiamo la padella sopra e quando l'olio risulterà ben caldo possiamo mettere i nostri finocchi. Prima di mettere i finocchi metto anche i rametti di rosmarino, faccio insaporire l'olio. Quando l'olio risulta ben caldo, mi raccomando, versate i vostri finocchi. Coprite con il coperchio e fate cuocere per 5 minuti. Dopo 5 minuti versate un cucchiaino di sale abbondante. Pepe nero macinato. Amalgamate bene il pepe e il sale. Coprite con il coperchio, fate cuocere i vostri finocchi per altri 25 minuti. Praticamente ogni 5 minuti togliete il coperchio e date una bella mescolata. Abbiamo raggiunto i 25 minuti di cottura, quindi possiamo spegnere la fiamma. Togliamo i rametti di rosmarino che nel frattempo hanno perso le foglie e quindi insaporito i nostri finocchi. I nostri finocchi al rosmarino sono pronti, credetemi, sono una vera e propria delizia, saporitissimi. Un contorno saporito e leggero, provate anche voi i finocchi al rosmarino, una ricetta leggera, ma soprattutto veloce da realizzare. Se volete potete seguirmi su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cattisia, oppure iscrivetevi qui su YouTube perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo e tante altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. Lasciatemi un commento se provate i finocchi al rosmarino, una vera delizia. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia!